Buongiorno a tutti amici e amiche, ben ritrovati a questa nuova edizione di Magazine e vi faremo compagnia in questo autunno e inverno che è per riscaldare i vostri cuori e darvi tantissime informazioni con i nostri ospiti. Non potevamo che cominciare l'appuntamento, il primo appuntamento della settimana, chiedendo come sarà questa settimana e chi ce lo può dire se non le stelle. È venuta a trovarci una studiosa di astrologia, Rossana Strica. Benvenuta Rossana. Ciao Rossana, benvenuta. Prego, accomodati. Come dicevamo, Rossana Strica è una ricercatrice, divulgatrice, insegnante, consulente di astrologia, ma non solo. Si ama definirsi appunto ambasciatrice delle stelle. Esatto. Allora, prima di tutto, vogliamo un attimino raccontare la tua storia, chi sei, come è nata questa passione per le stelle? Allora, la mia passione per le stelle nasce veramente quando ero poco più che ragazzina. Praticamente tutte le mie amiche, più o meno sai, è l'età che tutti prendiamo la paghetta, e mentre le mie amiche magari si compravano magari il primo rossetto, il primo profumino, io invece correvo in edicola a prendere queste riviste di astrologia che al tempo non erano così pubblicizzate o comunque ricche di contenuti pubblicitari. E mi ricordo che non arrivavo neanche a casa dalla curiosità in bus, già aprivo questa rivista e cercavo. Poi l'astrologia ha comunque sostenuto me, è stata un'accompagnatrice nella mia vita, nei momenti gioiosi, nei momenti più duri della mia esistenza. Inizialmente, naturalmente, non avevamo la disponibilità di software, quindi si faceva tutti i calcoli a mano. E quindi è iniziata poi questa Iniziata, sì, è passione. iniziata, poi a un certo punto l'ho tramutata nella mia professione. È stato un percorso che mi ha portato a questo Ed eccoci ed qua. eccoci qui, Ed esatto. è anche autrice di diversi libri, tra cui questo, Astrogenealogia, un metodo di indagine delle dinamiche di famiglia. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. E in questo libro parliamo delle leggi che regolano il sistema familiare, esaminando un punto di vista astrologico, perché Esatto. è molto importante comunque il nostro vissuto anche in tal Certo, senso. questo senz'altro. Ricordo che il cielo di nascita è una mappa individuale che è descrittiva di un potenziale che noi portiamo alla nascita e che viene poi studiato dinamicamente nel tempo e che ritroviamo senz'altro sia nel nostro cielo di nascita che nel cielo di nascita dei nostri genitori, dei nostri nonni, anche dei nostri figli, delle risonanze facenti tutte parte noi di un sistema famiglia che prende in considerazione il vissuto di tutte le persone che ne fanno parte, che siamo qui anche e soprattutto per affrancarci da eventuali limitazioni o ripetizioni poco generative che possiamo aver anche appreso nel nostro sistema familiare. E in quel libro lì mi sono occupata di raccogliere alcune storie di amici che mi hanno dato il permesso, viste attraverso la lente dell'astrologia, e poi c'è il mio palcoscenico familiare. In particolare, e che comunque tu ami definire l'astrologia come un supporto alla creazione di una relazione migliore con te stesso e di conseguenza con gli altri. Quindi Esatto. Esatto. non è che andiamo a interrogare le stelle per sapere come saranno, come andrà a finire una determinata cosa, ma a livello proprio introspettivo. Esatto, sì. È proprio una bussola di orientamento, è come se avessimo questa mappa del tesoro, da noi scelta peraltro, è come una cattura di schermo celeste. Noi nasciamo in un certo momento, fotografiamo quel momento, che diventa il nostro cielo di nascita e in base a quella mappa noi possiamo studiare e si verificano poi nel corso dell'esistenza alcune esperienze che possiamo sempre seguire dinamicamente attraverso questo flusso.
E quindi noi con il nostro appuntamento del lunedì assieme a Rossana, appunto, avremo il piacere di incominciare la settimana con alcuni consigli. Cominciamo subito allora a chiedere alle stelle come sarà segno per segno questa settimana. Allora, in questa settimana i due eventi principali sono lo spostamento di Mercurio nella Bilancia e l'ultimo quarto di Luna calante nel segno del Cancro, quindi domicilio della Luna. In parole semplici e fruibili a tutti, è una settimana in cui potremmo trovarci di fronte ad un bivio, ad una scelta da fare, a delle situazioni che ci mettono in relazione con situazioni che possiamo magari già aver vissuto nel nostro passato e ci viene richiesta, o meglio, ci viene data un'occasione per stavolta scegliere in maniera consapevolmente diversa rispetto al passato. Allora parto con delle piccole frasi che dedico ad ogni segno zodiacale come pillole di consapevolezza astrologica per la settimana, che vedremo poi settimana per settimana in base ai movimenti prevalenti della settimana. Parto con l'Ariete, dicendo che la sfida principale dell'Ariete, un segno piuttosto reattivo, istintivo, è in questa settimana una sfida a trovare una risposta più che una reazione, ovvero frapporre del tempo tra l'evento che si verifica e eventualmente la risposta che la persona dà, proprio per creare una certa distanza emotiva, evitando che l'impulso possa portarci a fare delle scelte troppo poco ragionate. Quindi per l'Ariete questa è una sfida perché l'Ariete è un segno molto selvaggio, molto è l'iniziatore, no? Assolutamente, azione e reazione. Esatto, quindi calma, respirare e poi agire. Per il segno del toro, invece, proprio a causa di questa luna calante nel segno del cancro, è una settimana da dedicare alla bellezza, al proprio bisogno di bellezza. Questo significa bellezza come nutrimento, significa un buon cibo. Significa un massaggio, significa una sessione di bellezza e tutte quelle cose che fanno sentire la persona bene all'interno del proprio corpo fisico. Quindi è proprio richiesto in questa settimana e c'è questa opportunità anche di riposarsi di più, di assecondare i ritmi circadiani del corpo. Per i gemelli invece direi, faccio un attimo un passo indietro, soprattutto i primi gradi dei gemelli, sono in questo periodo interessati da un transito piuttosto impegnativo di Saturno. Saturno, che in questo momento è ai primi gradi dei pesci, è sempre ci porta a una necessità di sviluppare impegno, responsabilità. Sono persone che in questo momento possono essere anche piuttosto stanche, perché Saturno porta sicuramente qualche forma di impegno maggiore. Ecco che però in questa settimana è possibile proprio, sai, il carpe diem, no? Con lo spostamento di Mercurio nella Bilancia, cogli quell'occasione. Gemelli carpe diem, Carpe cogliete diem, l'attimo, mi esatto. raccomando. Cogliere quell'occasione che deriva dall'armonizzazione tra mente e cuore, che sarà presente proprio a causa di questo spostamento. Mercurio si è fermato per tanto tempo nel segno della Vergine. Ecco, adesso si sposta nella Bilancia, in un segno d'aria, e conferisce quindi ai gemelli uno spirito maggiormente dinamico. Ecco. Arriviamo al segno del Cancro, che è appunto, che dire, l'ultimo quarto calante di Luna proprio nel domicilio della Luna, nel segno del Cancro, anche qui riposo, coccole, i ritmi naturali, bisogno di nido, voglia di casa, di famiglia. Allo stesso tempo è anche un momento in cui si possono magari anche lasciare andare alcuni ricordi o
alcuni imprinting familiari che abbiamo ricevuto e che magari automaticamente portiamo nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi, segno del cancro, tipicamente la scelta delle fotografie, la scrematura delle fotografie, hai presente? Oppure anche proprio un reset della propria abitazione, togliendo magari alcune cose inutili, facendo alcuni cambiamenti. Segno del leone, invece, possiamo arrivare in questa settimana ad una forma di maggior dinamismo e freschezza mentale. Lo spostamento di Mercurio nella bilancia, infatti, conferisce al leone un rinnovato sprint, soprattutto una voglia di rimettersi in circolo, di diversificare le attività, voglia di parlare d'amore per chi si trova in questa condizione. L'unico tallone d'Achille può essere forse col quarto di luna calante, proprio un po' di stanchezza o qualche cosa da mettere a posto nel campo della famiglia. Quindi un attimo da rivisitare o da mettere, assestare un attimo e riassestare alcuni equilibri. Per il resto si parte un po' di nuovo con un rinnovato entusiasmo. Per il segno della Vergine, invece, la parola d'ordine è osare. Mi ci metto anch'io, che sono appartenente a questo segno, sì. Osare su fronti inesplorati, lasciando andare anche alcune caratteristiche che fanno parte proverbialmente della natura virginiana, quali timidezza, quali riservatezza. E anche con lo spostamento di Mercurio nella bilancia, questa verve può tradursi nella possibilità di cambiare look, un bel taglio di capelli nuovo, per esempio. Anche in luna calante di solito i capelli si possono tagliare. È il momento giusto per la Vergine per tagliare i capelli, cambiare look. Mentre per quel che riguarda la bilancia, lo spostamento di Mercurio nel segno favorisce una chiarezza mentale, una comunicazione diplomatica e davvero eventualmente anche la voglia di chiarire se ci sono alcuni sospesi riguardanti le relazioni, in particolar modo relazioni affettive, ma anche collaborative. Infatti la bilancia è il segno che ci parla della relazione a due, un noi a due, ovvero relazione di coppia oppure anche contrattuale di lavoro o anche, perché no, matrimoniale. Quindi anche se ci sono poi dei momenti da chiarificare, questo può essere un momento interessante questa settimana qua. Per lo Scorpione invece questo è un cielo che muove desiderio di lasciare indietro qualche limite, qualche paura. Tutto sommato c'è il desiderio di semplificarsi l'esistenza. Il segno dello Scorpione a volte ha una natura un po' tortuosa, perché è un segno molto introspettivo, va molto in profondità. E in questa fase però c'è proprio il desiderio di alleggerimento, di andare verso una nuova vita più essenziale, meno tortuosa, che non significa meno profonda però, chiaramente. Poi abbiamo il Sagittario. Sagittario in questo momento qua c'è proprio la voglia di tornare a giocare, riprendere contatto con i desideri del bambino interiore, voglia di creare nuovamente, quindi anche se c'è qualche attività che è stata lasciata indietro, quale, non so, artistica, di pittura o comunque qualcosa che dà gioia e benessere, è sicuramente da riprendere. Una cosa carina che posso suggerire al Sagittario in questo momento, magari di cominciare a colorare dei mandala, che sono veramente interessanti. Molto belli e molto rilassanti, è vero. Sì. Per il Capricorno, invece, una settimana di valutazione, comprensione, valutazione, è richiesta una minor rigidità, un minor perfezionismo,
bisogno anche di introspezione, di privacy, di ritiro. È una settimana che può portare il Capricorno a qualche forma di rallentamento, che è però anche funzionale, perché sai, Antonella, che noi siamo sempre di corsa, ma quando abbiamo dei momenti dedicati proprio a riprendere contatto con noi stessi, vuol dire che in quel momento lì ne abbiamo proprio bisogno. Quindi è un momento un po' di apparente rallentamento, ma in realtà è una fase di riequilibrio, rivalutazione di tante cose, revisione, potrei dire. L'acquario invece vive un momento di trasformazione personale, in particolar modo in un argomento che tratteremo di più la prossima settimana, questa piccola anticipazione, in campo affettivo, poiché è stato interessato in estate dal lungo anello di sosta di Venere in opposizione. E certamente questo ha comportato un processo di revisione nelle relazioni, ma anche di revisione per quel che riguarda alcune scelte da fare, da compiere, un contatto interiore con i propri valori personali rinnovato. E quindi a questo punto l'anello di sosta è quasi finito e quindi ci troviamo in una condizione di maggior chiarezza anche qui. E volontà di portare avanti solo quelle relazioni che sono appunto sopravvissute a questa revisione estiva. Per quel che riguarda i pesci, invece, vivendo anch'essi proprio il transito di Saturno, che è appunto nel segno dei pesci, è un po' come l'oceano, che i pesci sono oceanici, non hanno confini emotivi. In questo caso Saturno crea delle dighe. E quindi sono persone che possono andare incontro a dei momenti di apparente nostalgia, si consiglia tranquillità, della buona musica, un po' di meditazione. È un momento così, proprio da prendere il contatto proprio con i propri sogni, con i propri desideri, perché potrebbe darsi che sia un momento abbastanza disorientante. Disorientante. Allora, intanto noi ringraziamo Rossana Strica per questi preziosi consigli della settimana. Avremo modo di approfondire ogni settimana e cogliere tutti i suoi consigli. Grazie per essere venuta a trovarci. Grazie Arrivederci a te. a Arrivederci. lunedì prossimo e noi andiamo in cucina a vedere che cosa succede oggi. Ciao Antonella, benvenuti all'Osteria di Villa Fredda. Io sono Braido Luca, chef e patron di questo locale, e oggi vi faccio vedere un piatto che è, diciamo, il nostro cavallo di battaglia: il filettino di maiale aromatizzato con le erbe. È una preparazione un po' particolare, che viene dai nostri nonni, quando, non avendo i frigoriferi, venivano messe le carni di maiale, venivano macellate, venivano messe sotto sale, zucchero e spezie, così perdevano l'acqua, dopo venivano messe sotto il grasso del maiale e duravano fino alla primavera, diciamo. Come funziona? Funziona che andiamo col nostro filetto di maiale, andiamo a pararlo, chiaramente con gli scarti faremo delle polpettine, faremo qualcos'altro. Indubbiamente non si butta via niente del maiale. Questo è un po' grande, lo tagliamo a metà. Adesso andiamo a condirlo con la miscela di spezie. Qui dentro ci sono sale, zucchero, c'è dentro del pimento, della cannella, dei chiodi di garofano, aglio e alloro. Il pimento è una spezia e viene molto adoperato per la macellazione quando si fanno salsicce, si fanno salami, si può speziare la pancetta. Si trova, è un pepe un pochino più grande.
ci metto 22 grammi per chilo. Metti un po' di spezie in più, sarà un po' più speziato alla fine. Dopo questo procedimento, il filetto andrà messo su una griglia in maniera che l'acqua col sale e lo zucchero venga tolta e verrà lasciato per circa una settimana in questo, con queste erbe. Dopodiché verrà messo sotto il grasso del maiale, che gli crea una patina in cui non entra l'aria e per cui è una conservazione completamente naturale. Vi aspetto a dopo per la cottura del filetto marinato. Vivo Cash & Carry, lo specialista regionale del food service, da oltre 47 anni al servizio della propria clientela, con un vasto sortimento di prodotti professionali, alimentari e non, freschi e freschissimi, e premium brand. Vivo Cash & Carry, da sempre la qualità al miglior prezzo. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita di Martignacco, Udine, Gorizia, Pordenone, Lignano e Montebelluna. www.vivo-online.it. E ora ci colleghiamo in un paese lontano lontano, con Hong Kong. Voi avete avuto modo di conoscerlo nella precedente edizione e ci ha condotto in questa fantastica città, ma questa volta, in questa edizione, parleremo d'altro. Do il benvenuto a Franco Savadori. Ciao Franco! Ciao! Ciao! Ciao cara Antonella, ciao, che piacere vederti! Wow, che elegante! Quale onore! Ovviamente non potevo essere meno di te, no? Ecco, anche se non ho le tue peculiarità, anzi ho maggior ragione di dover essere elegante proprio perché mi mancano determinati presupposti base, però cerchiamo di andare avanti e di migliorare. Ovviamente mi presento, mentre la volta scorsa mi presentavo come una sorta di turista che se ne andava in giro per Hong Kong, questa volta mi presento viceversa nella mia veste di, diciamo così, di art dealer, di consigliere di cose d'arte e di chi parlerà per le 12 puntate, compresa questa, di arte e di cose che sono connesse con l'arte. Lo ricordiamo, Franco è un friulano triestino, come ama sì, definirsi, quindi più giuliano, diciamo, no? Che a un certo punto della sua vita ha deciso di andare alla ricerca di se stesso, cambiando completamente città e recandosi a Hong Kong. Quindi vuoi ricordarci qual è stata anche la tua molla che ti ha spinto a cambiare completamente vita? Dunque, il fatto che innanzitutto, ecco, tu dicevi giustamente, io sono triestino di nascita. Però io sono venuto, dai 30 anni in poi, io sono sempre stato ospite del Friuli e del Goriziano, e di conseguenza già questa esperienza mi ha fatto comprendere che tutto il mondo è paese. Evidentemente questa è anche la mia spinta, questa è la mia inclinazione. Però poi ho deciso di cambiare perché secondo me cambiare è la molla che ti dà la possibilità di conoscere meglio le cose del mondo, che ti dà la possibilità di rinnovarti, che ti dà la possibilità sempre di mantenere una fragranza e una freschezza che comunque sono indispensabili nella vita per continuare ad esistere e non invecchiare mai dal punto di vista mentale. E una di queste tue passioni l'hai continuata a coltivare proprio, che è l'arte, e noi oggi e nei prossimi appuntamenti avremo modo di accompagnare i telespettatori in quello che è il mondo dell'arte, del collezionismo, ma non solo per gli addetti al settore, daremo proprio dei consigli anche a chi magari vuole avvicinarsi a questa, chiamiamola arte, scusate il doppio senso della frase, della parola, e magari si ritrova ad avere alcune opere che ha ereditato e non sa cosa farle, quindi daremo proprio dei consigli in tal senso. Quindi vorrei capire innanzitutto come potremmo delineare un profilo generalizzato del collezionista d'arte.
Ecco, questa è già una domanda che in un certo qual modo io per risponderti dovrei dirti innanzitutto il collezionista d'arte è quello che colleziona quadri. Però ovviamente ti dico una tautologia, ti dico qualcosa che è sottinteso e che non spiega niente. Come tu giustamente hai detto, tutti noi siamo toccati in qualche maniera dall'arte. La vediamo spesso per TV, siamo tutti stati in qualche museo, abbiamo tante persone, hanno amici o parenti che sono artisti o hanno amici di amici che sono artisti o che erano pittori, che erano scultori. Per cui l'arte è un qualcosa che tocca tutti noi. Poi alcuni ne sono più consapevoli e altri meno. Però possiamo dire che l'arte è una di quelle cose che sta dentro all'uomo e di cui spesso noi non ci rendiamo conto, anche se l'arte poi ci circonda. Pensiamo ad esempio a tutte le chiese, in tutte le chiese noi troviamo spesso mirabili opere d'arte di cui sappiamo poco o niente. Questa è una nostra carenza, perché non si può sapere tutto, però è indubitabile che l'arte è parte integrante della vita di tutti noi. Sta poi a noi stessi svegliare, diciamo così, svegliarci dentro per poter fruire o per poter gioire in maniera maggiore proprio di questa realtà umana che ci accompagna da sempre e che continuerà finché l'essere umano sarà in vita, sarà tale. E quindi quali sono le ragioni per cui il collezionismo d'arte risulta ancora così attraente? Beh, le ragioni sono molteplici. Allora, è implicito il fatto che a ognuno di noi piaccia la bellezza. Cioè, Antonella, tu oggi ti sei messa un vestito che è una piccola opera d'arte. Perché? Perché l'hai reputato bello, perché l'hai reputato che ti dà i giusti splendori al volto, che ne so, che sottolinea la tua figura. Ecco, questo è già un piccolo esempio di come comunque tutti noi si sia in ogni caso condizionati dai colori, condizionati dalla fusione dei colori, condizionati dalle forme. Bene, tutte queste cose sono cose peculiari all'arte. Spesso non ce ne rendiamo conto, le viviamo. Tu pensa quante volte noi usiamo la parola arte. Ah, hai fatto le cose bene, le hai fatte con arte. Oppure, appunto, ma anche tu a modo tuo sei un artista. Io posso dire che tu sei un artista della comunicazione televisiva. Se dico questo non sbaglio. Ovviamente uso questo vocabolo in senso lato, però indubitabilmente se noi ci pensiamo, noi abbiamo continuamente a che fare, pensiamo anche nella pubblicità, con le immagini che poi definiamo con vocabolo odierno, ad esempio iconiche. Pensa alla Marilyn Monroe di Andy Warhol, pensa alla stessa Gioconda. Chi non conosce la Gioconda di Leonardo da Vinci? È un qualcosa che fa parte della nostra quotidianità, anche se poi non ce ne rendiamo conto perché è diventato quasi un automatismo. Per cui l'arte, il collezionismo è stato un qualcosa che ha sempre avuto, beh, innanzitutto una grande funzione di natura sociale. In secondo luogo di natura economica, ma ti faccio degli esempi molto concreti. Io ho delle opere d'arte in casa e ogni qualvolta qualcuno mi visita, tutti quanti, dal primo all'ultimo, si soffermano su qualcuna delle mie opere d'arte, dei miei quadri. Cioè questo è un qualcosa che attrae universalmente tutti. Dai bambini, che tu lo sai, il bambino viene attratto dal colore, viene attratto dalle forme, fino alla persona adulta e fino alla persona che può essere il più pignolo, il più meticoloso, magari anche un grande scienziato, un grande medico, ognuno poi ti formula la propria domanda concernente
un certo tipo di quadro, perché l'hai comperato, perché l'hai messo là, perché ti piace, eccetera, eccetera, oppure tutti noi possiamo poi formulare, anch'io in qualità di ospite chiedo alle persone, ah, stai guardando quel quadro, cosa ti piace? E ognuno ti dà poi una propria risposta. Ecco, infatti tu hai detto che tutti sono attratti, siamo attratti dall'arte e molte persone sono attratte anche dal collezionismo, ma pensano che non sia possibile coltivare questa passione senza avere la disponibilità di alcune cifre considerevoli. Come è vero questo? Si può fare in maniera diversa? Allora, sfrondato il terreno, sfrondandolo dal fatto che ovviamente se qualcuno si trova in ristrettezze economiche in quel momento non possa pensare alla propria collezione d'arte, possiamo dire che l'arte è un qualcosa che costa nella misura in cui noi non ne siamo a conoscenza. Poi vi farò nell'arco di queste puntate degli esempi anche proprio pratici per dirvi che non tutta la grande arte costa, ovvero sia che l'idea che la grande arte sia l'arte ipermilionaria o ipermiliardaria e che tutto il rimanente dell'arte non valga niente e in quanto tale, se non vale come valore, non vale neanche esteticamente, questo è un qualcosa di profondamente falso. E infatti siamo qua in questa trasmissione proprio per spiegare determinati meccanismi e per spiegare il perché il poter collezionare arte non sia strettamente legato ad una condizione di grandissima agiatezza. Ecco, di solito poi, come dicevi, i media di solito pongono l'accento sulle vendite ipermilionarie delle opere più conosciute, più famose. Ma qual è il senso di questa prassi sensazionalistica? Beh, è proprio quella di far sensazione. Allora, diciamo che nel momento in cui noi parliamo, ecco, noi stiamo vedendo adesso qua il Salvator Mundi, un'opera piccolina di incerta provenienza e che non si è neanche sicuri che sia di Leonardo da Vinci, che è stata pagata 450 milioni di dollari nel 2017, è l'opera d'arte più costosa di tutti i tempi. Bene, al di là di quello che è stato il prezzo e al di là della sua storia, che poi andatevela a vedere la storia, perché il mercante che iniziò a venderla, che la scoperse, la pagò 10.000 sterline. E poi sembra che l'abbia rivenduta a questo riccone, a questo miliardario russo, a 127 milioni. Evidentemente quando il miliardario russo si è accorto che il ragazzo aveva un pochino speculato, deve averlo preso per l'orecchio e sembra che gli abbia detto adesso sono anche affari tuoi rivenderla. E alla fine l'opera però, ovviamente queste sono illazioni, io non so cosa sia successo, tant'è vero che quest'opera è stata appunto venduta poi a 450 milioni, a un prezzo iperbolico. Però ovviamente questi sono i sensazionalismi che sono gli stessi di quando parlavano dello yacht da 100 miliardi di Abramovich anziché di quello di Adnan Khashoggi, o i più vecchi ricorderanno quando si parlava dello yacht di Onassis. Ma tutte queste cose non è che poi abbiano molto a che fare con l'arte, rappresentano un'estremizzazione che esiste, ovviamente, che però tocca solo meno dell'1% di tutte le opere d'arte che vengono vendute ogni anno nel mondo.
per cui direi che è un qualcosa che provoca sensazione proprio perché si entra dentro in un mondo che poi è un mondo misterioso, esoterico in un certo qual modo, ed è anche un mondo di cui sostanzialmente non si sa nulla, che diventa una diceria, diventa un motivo di gossip e diventa quasi un'astrazione a cui tutti poi, su cui tutti pensano, ma se io avessi quei soldi, ma come può uno spendere 450 milioni, ma sono pazzi, eccetera, eccetera, no? In realtà poi di queste cose si sa ben poco. Si sa, lo scrivono in prima pagina, però cosa ci sia dietro è un grosso punto di domanda. Quindi tu, con la tua esperienza pluriennale, questa doppia funzione di mercante d'arte e di collezionista, cosa ti sentiresti di consigliare ai telespettatori che vorrebbero avvicinarsi a questa passione e diventare collezionisti? Allora, inizio subito dicendo, tu vedi che io ho questo quadro dietro alle mie spalle, che è un particolare di un bel quadro che si trova al Museo Revoltella e che è stato dipinto nel 1887-88 da un pittore norvegese che assolutamente non è conosciuto, che si chiamava Carl Frischel Smith, il quale studiò, come tutti i norvegesi dell'epoca, studiò in Germania e compose, questo è un piccolo particolare, compose questa bellissima opera dell'uscita dalla chiesa delle bambine che avevano fatto la prima comunione. Allora, questo quadro è reputato uno dei quadri più belli che ci siano al Museo Revoltella. Dopo, se noi andiamo a guardare però qual è il mercato di questo artista, ci accorgiamo che noi potremmo comprare un quadro di Carl Frischel Smith, non dico di questa grandezza, non dico di questa qualità, perché poi ovviamente dobbiamo anche capire che nei musei vanno a finire per lo più quelle che vengono definite opere museali. E l'opera museale rappresenta spesso lo sforzo più grande di un artista nell'esprimersi, sia come dimensioni, questo quadro ha ad esempio 1,83 m per 1,50 m, di conseguenza parliamo di un'opera che sta bene in un museo, forse meno bene in un appartamento privato, dipendentemente dalla grandezza, forse anche sì. Però dico, se noi andiamo alla ricerca di altre opere di Frischel Smith, possiamo trovarle a dei prezzi che sono molto morigerati. Questo perché? Questo perché l'autore è stato un autore sostanzialmente secondario, non è stato Edvard Munch, quello dell'Urlo ad esempio, che è costato 90 o è rotti milioni quando è stato alcuni anni or sono posto all'asta, però l'Urlo è un quadro che ha cambiato la storia dell'arte. Questo quadro di Frischel Smith è una grande opera d'arte che si inseriva benissimo nel filone e nel tempo in cui il pittore la dipinse, ma che senz'altro non possiamo mettere nel novero dei grandi capolavori. Però è anche vero che di fronte a un'opera del genere io consiglio tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia di recarsi qualche volta a Trieste, a Revoltella, al Museo Revoltella, a guardare quest'opera, accorgendosi che è quello che noi potremmo definire un'operona. Allora, le mie ricerche personali, visto che io sono proprio un amante di questo tipo di arte, io vendo e anche colleziono arte che parte dal 1850, cioè dall'età vittoriana, e arriva fino al 1930, cioè all'espressionismo tedesco, perché in questi 80 anni noi abbiamo avuto tutte le grandi rivoluzioni, abbiamo avuto il futurismo, abbiamo avuto il cubismo, abbiamo avuto l'impressionismo, abbiamo avuto i Fauve, abbiamo avuto il Blue Reiter, abbiamo avuto tantissime cose, e io dico che possiamo collezionare se conosciamo, e se conosciamo possiamo collezionare anche bene spendendo anche poco.
Bene, quindi avremo modo di approfondire settimana per settimana e ci darai qualche chicca e suggerimento dove andare a, diciamo così, investire in un certo senso. Io intanto ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, grazie Franco Savadori, ci vediamo lunedì prossimo con il prossimo appuntamento con l'arte. Sì, in cui proprio spiegheremo e porterò altri due esempi di opere che riguardano due ritratti femminili molto belli, di donne molto affascinanti, di un determinato specifico periodo della storia dell'arte. E per cui andremo avanti e dopo, alla fine di queste 12 puntate, avremo senz'altro in Friuli Venezia Giulia un mucchio di collezionisti esperti e dotti in più. Perfetto. Okay? Grazie Antonella, Franco. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao. E noi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Siamo di nuovo in studio e ora, dopo aver parlato di arte, dobbiamo parlare di bellezza. Quali saranno le tendenze del prossimo autunno per quanto riguarda il make-up? Ce lo racconterà lei, è tornata a trovarci anche per questa edizione, Francesca Dorigo, in arte, Francesca, e voilà! Ciao, carice! Bentornata! Grazie, grazie a te, grazie a te. Prego! Grazie. Eccoci qua, e allora la scorsa edizione ci hai dato dei preziosi consigli per la primavera e l'estate, adesso è il momento dell'autunno e la domanda. Ebbene sì. Quali saranno le tendenze previste per questa nuova stagione? Intanto finalmente c'è un po' un cambio di rotta. Non abbiamo più il nude che ha un po' fatto da padrone nell'ultimo annetto e mezzo. Ecco, ma ritorna prepotente finalmente il colore. Quindi il colore è, diciamo, il punto dominante proprio del make up di questo autunno-inverno, no? Di conseguenza, appunto, inizieremo a vedere dei trucchi molto più importanti, molto più appariscenti, parliamo di, ok? Anche se in realtà sono comunque dei trucchi, come posso dire, abbastanza facili, abbastanza spontanei, ecco, sì, utilizzerei questo termine, perché poi vedremo insieme, appunto, raccolta delle immagini così per dare un po' una rappresentazione di quelle che sono le tendenze e niente. Quindi colore, sì. L'abbiamo già intuito un po' anche nelle passerelle della passata stagione e anche per quanto riguarda le vetrine un po', no? Tanto colore per scaldare questo inverno, basta nero, basta i soliti grigi, quindi... Soprattutto basta questo make-up nude, pulito, super proprio essenziale. Ma andiamo proprio a osare, no? Osare. Un punto di colore molto più così, deciso. Deciso. E quindi qual è la tendenza più impattante per quest'anno? Diciamo che ce ne sono diverse. In realtà la cosa bella, appunto, di queste nuove tendenze è proprio il fatto che darà tante possibilità. Quindi ognuna troverà un po' quello che è il suo mood, la sua essenza, diciamo. Riuscirà un pochettino a rappresentarsi come meglio crede. E una tra le tendenze importanti sarà proprio quella di focalizzare sulle labbra. Ok, e focalizzare sulle labbra, quindi ci sarà appunto il colore dominante sulle labbra che farà un po' da padrone, ok? Quindi come possiamo vedere appunto in questa immagine, labbra decisa, addirittura labbra molto scure, il degradé, questo effetto così di contorni più scuri che vanno appunto sul più chiaro, esatto. E, colori opachi o lucidi? Allora, il matte sarà il colore predominante. Sì, predominante. E anche addirittura tonalità gotiche, quindi proprio arrivare fino al nero, sulle labbra più scure. Quindi appunto un po' anche reduce da mercoledì, no? Esatto, degli Adams, sì. Che aveva un po' così iniziato a lanciare questa moda. Effettivamente queste labbra molto scure, molto dark, molto gotiche saranno un po' l'idea di questo nuovo di queste nuove tendenze, ecco. Questo per quanto riguarda le labbra.
Parliamo di occhi. Le occhi. Allora, qua si apre un po' un mondo, nel senso che diciamo che la moda, proprio il motivo più dominante di questa nuova stagione sarà questo effetto sbavato. Ah, no? Questo fantastico! Sbavage. Sì, ci sarà questo effetto proprio del trucco quasi portato via, quasi dopo una serata impegnativa. Dopo una serata, esatto, molto, molto sbavato, molto un effetto a pennellata, ecco. Quindi mi viene da pensare che anche le incapaci del trucco sapranno il loro perché, assolutamente sì. Sì, ecco, sì, non udite, udite, non avete più scuse, dovete truccarvi, certo, perché tanto è tutto è concesso. Assolutamente, e ritorneranno i colori, anzi tra i colori dominanti per quanto riguarda gli occhi, vabbè, il nero ovviamente, perché sarà questo effetto appunto un po' sbavato così, ma anche per esempio il blu e il verde saranno proprio le nuance dominanti di questo autunno-inverno, effetti proprio un po' cangianti, specialmente nella parte centrale dell'occhio, tutte queste nuove nuance metallici, colori marrone, esattamente, proprio questo effetto metallico, questo sarà un po' le nuove texture, le nuove mode per questo autunno inverno. In realtà poi lo si vede anche nell'abbigliamento, perché anche ritorna molto, però effettivamente appunto questo effetto così un po' metallico. Quindi piace. Tutto quello che si era detto sull'armocromia, i colori, in questo caso l'andiamo a cancellare. No, vabbè, perché l'armocromia è comunque importante, perché ci dà un indirizzo di quelli che sono i colori più adatti ai nostri colori naturali. Okay. Quindi quello sì, secondo me va preso comunque in considerazione, e io dico sempre che il trucco va comunque sempre personalizzato, come la moda del resto, no? Nel senso che ognuna di noi poi indosserà e porterà il rossetto che più le sta bene, l'ombretto che più le sta bene, però diciamo può ispirarsi a queste appunto nuove tendenze. Sì, e farle super poi, no? Riuscire a farle poi più adatte, ecco, questo. Quindi sì, diciamo degli occhi scuri con i blu, i verdi. Esatto, queste sono diciamo una parte delle tendenze. Un'altra tendenza per quanto riguarda proprio i colori, adesso se la regia mi manda anche le immagini, così riusciamo ad andare... Le altre immagini per quanto riguarda il make-up, grazie. Un'altra cosa che andrà tantissimo saranno le ciglia esagerate, quindi anche ciglia finte, anche portate nella parte bassa dell'occhio, non solo mascara, ma proprio anche fake lashes, quindi tutto quello che è ciglia in un po' effetto bambola, ecco, questa è un'altra delle tendenze. Altra cosa, l'eyeliner super grafico, quindi sarà un effetto quasi geometrico, da righello per capirci, ok? Quindi linee molto sottili, molto grafiche, queste saranno un po', ecco, anche le nuove tendenze che già sono iniziate, ma quasi dei disegni, no? Sugli occhi, ecco, queste sono proprio le nuove tendenze per quanto riguarda appunto gli eyeliner e tutto questo mondo qua un pochettino più grafico. Altra cosa, i blush, colori, c'è il rosa. Ah, prima è torniamo proprio il colore dominante dopo Barbie, che ha spopolato, ha sdoganato in tutti i modi, esatto. Adesso ci abbiamo anche proprio il rosa come colore moda, chiamiamolo così. Addirittura un'altra delle tendenze che ci propone appunto questo autunno inverno è quello di utilizzare colore ombretto e colore rossetto in nuance, quindi stesso colore. Questa è un'altra delle tendenze, che può essere rosa, può essere rosso, può essere ovviamente di varie nuance, però questa sorta di abbinamento ombretto rossetto, che fa un po' anni 80-90, sì, dico sì, io, certo. In realtà è poi molto elegante, se fatto in un certo modo risulta anche molto, molto bello. È fatto, sì, bene. Sì, e funziona sicuramente. Quindi per le inesperte o per chi si appresta a rinnovare, ecco, scusa, vediamo quest'ultima. Non è l'ultima, eccola qua. Beh, qua abbiamo un po' un sunto di quello che è, no? Quello che abbiamo detto, sì. Questi effetti metallici, anche delle labbra un po' sbavate. Anche in questo caso c'è sempre questo mondo un po' sbavato, appunto, che è
la nuova tendenza. Quasi un, mi viene da dire, un mondo un po' punk, un po' rock, no? Ecco, questo è proprio il gusto di questa nuova stagione, autunno-inverno, per quanto riguarda il make-up. E l'ultimissima tendenza, andiamo contro tutto quello che si era fatto fino all'anno scorso, sono le sopracciglia. Qui cancellate, no? Mamma mia. Quindi diventa un look quasi alieno, mi viene da dire, ok? E dove si va a puntare invece il focus su altre cose, quindi per esempio potrebbe essere la bocca, potrebbe essere gli occhi, eccetera, però le sopracciglia diventano quasi proprio spariscono. Invisibili. Spariscono, quindi... è una tendenza abbastanza particolare, ovviamente. Non per tutti, mi viene da dire, assolutamente. Può essere insomma un modo un po' diverso per osare, esatto. Quindi per chi si appresta a rinnovare la propria trousse dei trucchi, tre pezzi che consiglieresti di acquistare subito a occhi chiusi? Ok, allora, un rossetto deciso, quindi un rossetto con una texture matte e sicuramente bello deciso, può essere anche un rosso vivo, può essere appunto una tinta più dark, più scura, un nero, un marrone scuro, una tinta red black, no? Tutte queste nuance un pochettino più scure, che possono anche essere applicati, attenzione, con il polpastrello, quindi un effetto proprio estremamente quasi sbavato. Questo potrebbe essere, non so mettermi il rossetto, un'idea. Esatto, ecco. Altra cosa, vabbè, sicuramente l'idea dei magari matitoni, sì, quelli che possono essere sfumati in modo molto semplice, proprio perché abbiamo detto che la sfumatura sarà proprio quasi sbavata, quindi anche lì le capacità non serviranno eccellenti, ma basterà insomma avere un minimo di quel che si dice. E poi qualche bell'ombretto appunto metallico, magari da portare nella parte centrale dell'occhio. Per la sera, più che altro. Esatto. Quindi questi tre pezzi forte potrebbero essere quelli che potete già di questa stagione. Sì, quindi sparisce la matita labbra, mi viene da pensare. Sì. Allora, in realtà no, perché se vogliamo fare l'effetto degradé avremo bisogno di creare anche un contorno più scuro per poi arrivare alla parte centrale più chiara. Se invece vogliamo appunto cavalcare l'onda di questo effetto sbavato, allora lì sì, possiamo tranquillamente magari concentrare la tinta un po' più intensa sulla parte centrale delle labbra, che va poi sfumandosi, diciamo, verso l'esterno. Quindi assolutamente tutto molto facile. Per quanto riguarda la base, invece, rimane sempre impeccabile. La base impeccabile, ma perché? Perché noi abbiamo imparato una buona skincare, no? Una buona beauty routine. Questa sarà un po' il mantra di questa stagione, quindi prendersi cura della pelle, sapere come farlo, questo l'abbiamo visto, ok? E di conseguenza una bella pelle ci permette di non appesantirla con texture importanti di fondotinta particolarmente coprenti, ma invece lasciare un fondotinta proprio molto naturale, molto luminoso, ok? Sempre un effetto, diciamo, pelle perfetta, ecco, questo sicuramente. E sbizzarrirsi con il colore labbra e occhio, ma avremo modo di approfondire questo discorso con Francesca Eduola, che sarà nostra ospite ogni settimana. Andremo a vedere il venerdì forse, no? Potremo concentrare per prepararci anche al weekend con tante grinta. Grazie Francesca grazie per essere venuta a trovarci e averci dato queste anticipazioni interessantissime. Noi andiamo a vedere con l'ultima parte della ricetta cosa succede in cucina. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci rivediamo domani sempre alle 10. Buona giornata. Questo è il risultato del filetto messo a marinare e messo sotto grasso. Risulta sicuramente senza acqua, per cui risulta una carne più soda e sicuramente è molto molto saporito. Abbiamo due maniere per cucinarlo. Possiamo cucinarlo intero sulla griglia, intero in padella, o possiamo, adesso per questioni di tempo, lo facciamo scaloppato già. Qui tagliamo le nostre fettine. In questo caso ho messo un po' di olio,
Se lo cucineremo alla griglia intero non occorre l'olio, perché chiaramente il grasso di maiale fa la sua parte, diciamo, di grasso. Lo teniamo rosato all'interno. Adesso andiamo con l'impiattamento. All'osteria serviamo il filettino di maiale accompagnato a delle patate in teccia. Come condimento, volendo, possiamo mettere del burro aromatizzato con le spezie, per cui rosmarino, salvia, timo, maggiorana. Questo è il nostro piatto. La prossima volta vi faccio vedere come si fanno le patate in teccia. Tanti saluti dall'Osteria di Villafreda.